valorizzare e promuovere la dieta mediterranea. Questo è l'obiettivo del terzo seminario del progetto CREAMED, tenutosi presso il Profagri di Via delle Calabrie a Salerno. Un progetto di cooperazione in cui le scuole recitano un ruolo primario e che si pone l'obiettivo di mettere al centro le eccellenze territoriali in un'ottica transnazionale. Ovviamente tutte le iniziative, 23 seminari, girano intorno ai temi di una corretta e sana alimentazione che trova, diciamo, cardine nella dieta mediterranea, negli stili di vita che questi, insomma, devono caratterizzare insieme a una buona alimentazione, una salute e un benessere generale delle persone. Lo facciamo questo terzo appuntamento con piacere qui a Pontecagnano, all'Istituto Profagri, con l'ottimo dirigente Alessandro Turchi, perché stiamo spingendo le attività del GAL, che stanno andando, devo dire, insomma, molto bene, molto seguite sul territorio, anche sulle propaggini, tra virgolette, esterne al territorio. Sarà con noi anche il sindaco di Pontecagnano, perché vi sono una serie di riflessioni strategiche per vedere, diciamo, l'area dei Picentini, che è il territorio di riferimento del GAL, attraverso Pontecagnano, per allargare uno sbocco, diciamo, sul Tirreno, ma soprattutto per integrare questo retroterra che è rappresentato dai Picentini e quest'area di Pontecagnano della Piana, anche rispetto alla valorizzazione di altri assetti territoriali importanti, come il discorso che stiamo portando avanti sul contratto di fiume Picentino. Quindi i seminari 23 sono rivolti alla popolazione scolastica in primis e non solo, perché in generale le aziende agricole, il sistema della ristorazione, insomma gli addetti al sistema dell'alimentazione locale, per far conoscere, quindi hanno una finalità di informazione e formazione, conoscere quelli che sono, diciamo, gli elementi che caratterizzano un'alimentazione di qualità e che determina benessere nella persone dal punto di vista soprattutto della salute fisica e psicofisica, ma anche per valorizzare poi i nostri territori, che sono i territori dell'ezione, della nocciola, dell'ortofrutta, dell'olio d'oliva, del vino, che caratterizzano gli elementi di base della dieta mediterranea.